va bene, sei uno bravo, non lo fai e devi andare a casa, per cui è sempre quel riuscire a lavorare in un certo modo che poi determini la reazione dei giocatori per andare e cambiare, riuscire a motivare delle piccole cose, riuscire a cambiare delle piccole cose, come delle piccole cose poi ti portano dentro questo condizionamento, dentro questa condizione che è più facile che tu sbagli che invece tu faccia gol, ecco. Rai Sport. No, c'è un dato che insomma oggettivamente riassume un po' tutto, sono tre partite senza gol, un po' di difficoltà proprio nell'andare a rete. C'è un motivo secondo lei della tensione, insomma? Ma probabilmente il gioco non è stato così fluido da poter riuscire a creare tante opportunità, però delle occasioni pulite si sono avute, ecco, molto pulite anche, tre pulitissime. È difficile farne più di tre in una partita così, perché quando vieni risucchiato dentro questo vortice che ti vanno tutte un po' di traverso, riuscire a fare tre palle pulite per fare gol sono tantissime, a volte la vinci per quell'episodio di casualità e tiri poche volte in porta, per cui è vero che poi non riesci a segnare, ma è anche vero che quelle tre o quattro occasioni nette le hai create, ecco. Prego, in mezzo. Luciano, io ho rivisto la partita con la Lazio, quella di campionato, no? Poi quella di Coppa Italia, proprio più o meno erano gli stessi uomini, tolti due forse. No, vorrei capire rispetto a un anno fa, perché mi sembrava che quest'anno fossero stati sviluppati un po' di anticorpi, no? Per reggere a queste situazioni. Cioè, vorrei capire quando tutto è cominciato, perché adesso non credo che sia un problema assolutamente mentale, no? Cioè, voglio capire se c'è stato un inizio, qualcosa che da fuori evidentemente ha condizionato un pochino tutto. È abbastanza inspiegabile. Allora, per quanto riguarda la differenza delle due partite con la Lazio, perché mi sembrava abbia chiesto così, o no? Sì, no, ma proprio la differenza proprio delle... Era differente anche la squadra degli altri quando ci si è giocato l'altra volta, perché erano degli uomini diversi. Perché quelli che hanno giocato qui sono calciatori di qualità, quelli da metà campo in su, molto di qualità. Poi è chiaro che diventa un peso qualsiasi risultato che non riesci a portare a casa e qualsiasi discorso poi ti va a richiamare dentro quelli che debbono essere vincere i titoli, il dover vincere tutte le partite, il dover essere un calciatore dell'Inter, il dover, che come ti manca qualcosa poi incomincia ad essere un peso mentale, ad essere un carico mentale che se nello sviluppo poi delle partite riesci a contrastarlo subito, se no poi ti raddoppia sempre. E come dicevo prima, se poi a giocare una partita il calciatore si fa cacciare fuori per una banalità, un altro ti succede un paio di infortuni come ci sono successi e non riesci a lavorare più con dei contenuti corretti o nella sua totalità perché sei condizionato da qualcosa, qui i condizionamenti pesano molto di più, ecco, e poi vanno a finire come oggi, che ti capita quei due palloni per far gol, non li fai, e loro su un calcio d'angolo dove sono bravi, però poi noi abbiamo battuti non so quanti, 10, un po' di calci d'angolo, un po' di punizioni laterali, in tutto sono una decina o 12, dove si butta la palla dentro e non riesci nemmeno a farla arrivare bene dentro, perché siamo scivolati due volte nel batterla e sempre sul primo uomo senza metterla dove hai i saltatori, dove hai la fisicità di testa.
questa ultimo non siamo riusciti, poi proprio per il timore di, si va in, un po' in confusione, si va un po' in frenesia e non si sa controllare una palla da metà campo e metterla sulla testa di Ranocchia, perché poi le abbiamo messe tutte in maniera un po' sporca, tutte un po' sprecise, senza fargli prendere il terzo tempo per poter usare la sua fisicità. Però diventa sempre poi il fattore predominante, diventa sempre poi il che tipo di persona sei, che tipo di livello hai dentro questi confronti qui, dentro queste situazioni di difficoltà qui, perché poi le situazioni di difficoltà si hanno sempre nell'arco di un campionato. Probabilmente a noi ci durano un pochettino di più perché non si ha quel livello di carattere che le ribalta subito, ecco, che reagisce subito. Ci manca, strutturalmente ci manca qualcosa, come si è già ridetto altre volte. Grazie, buonasera a tutti.